Cari amiche, cari amici di Rosini TV, benvenute in questa serata che abbiamo l'onore di fare insieme a CNA, Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa. Ci eravamo già visti con la CNA per un paio di incontri circa un anno fa su argomenti simili a quelli che affronteremo oggi, ma è una dimostrazione di continuo interesse nei confronti delle associate. Il momento economico è particolare, siamo in una fase molto complessa dell'economia. CNA sta dimostrando di essere davvero attenta anche attraverso uno spot che in questi giorni sta andando in onda nei principali media nazionali e richiama davvero l'attenzione sui suoi servizi, una vicinanza continua alle aziende e un progetto che è partito già da tempo, si chiama Idea Impresa, è un progetto che mira ad assistere le aziende, le imprese che sono associate a CNA e noi per affrontare dei temi di grande concretezza e di grande importanza abbiamo oggi in studio con noi tre interlocutrici importanti della CNA. Vi presentiamo immediatamente le prime due. Alla mia sinistra abbiamo Monia Boncompagni, buonasera. Buonasera. E dall'altra parte del tavolo Monica Mazzoli, buonasera. Buonasera. Entrambe sono consulenti fiscali della CNA, entrambe si occupano dell'assistenza pratica alle imprese. Infatti noi partiamo subito con Monia Boncompagni che ci dirà come le imprese devono fare nel momento in cui decidono di intraprendere una nuova attività. Quando qualcuno decide di mettersi sul mercato sa di poter avere un'importante consulenza nella CNA, Monia. Sì, allora innanzitutto va detto che noi siamo in grado di assistere le aziende dalla fase progettuale alla fase realizzativa. Cosa intendo? Intendo che l'imprenditore quando si presenta nei nostri uffici già ha un'idea di quello che vuole fare, di quello che è il servizio o il prodotto che intende presentare sul mercato. Noi lo aiutiamo nel capire in che mercato si va a investire, che tipo di mercato è, che tipo di prodotto va a presentare, quindi se c'è spazio per il suo prodotto in quel mercato. E una volta definito insomma che si può procedere, andiamo ad analizzare le caratteristiche dell'imprenditore, perché a seconda della tipologia di attività che l'imprenditore deve andare a svolgere ci sono proprio delle specifiche che l'imprenditore deve avere, delle caratteristiche specifiche. Non sempre, ma ci sono alcune attività come ad esempio quello di estetista, di autotrasportatore o di impiantista che richiedono appunto che l'imprenditore abbia o un titolo di studio o un'esperienza acquisita nel campo per aver prestato l'attività per più anni all'affianco di un altro imprenditore che aveva quelle qualità, oppure per dei corsi di aggiornamento che può aver fatto e delle iscrizioni a particolari albi. Quindi ecco, quello che andiamo a vedere è se l'imprenditore in quei casi in cui vengono richiesti questi requisiti è in possesso dei requisiti e se non è in possesso dei requisiti cosa deve fare per ottenerli e in quanto tempo insomma ci deve investire, ci deve mettere. Un'altra cosa che andiamo a vedere sono i luoghi dove l'imprenditore vuole svolgere l'attività, perché anche qui, non in tutti ma in alcuni casi, è previsto che il comune piuttosto che l'azienda sanitaria territoriale richieda dei requisiti, anche in questo caso nei locali, per cui anche questa è una cosa che aiutiamo nella fase progettuale a capire all'imprenditore. Infine, quali sono i mezzi che ha a disposizione, perché a seconda dei mezzi che l'imprenditore ha a disposizione riusciamo a capire anche analizzate anche le altre caratteristiche, qual è la migliore veste che l'impresa dovrà mettere, diciamo, cioè se far l'attività sotto forma di società, di impresa individuale, di impresa familiare. Ecco, in questo lo andiamo ad assistere. Decisa la fase progettuale, deciso che possiamo andare avanti, assistiamo l'imprenditore anche in quella che è l'apertura dell'attività, che prevede innanzitutto l'apertura di una partita IVA presso l'Agenzia delle Entrate, l'iscrizione agli enti previdenziali, quindi INPS, INAIL, e poi l'iscrizione, le pratiche da fare in comune oppure all'ASL quando è previsto, l'apertura di una PEC, che ormai è una posta certificata obbligatoria per tutte le imprese, anche per molti professionisti, che deve essere richiesta a valore di lettera raccomandata, per cui è ormai uno strumento fondamentale per l'imprenditore, l'apertura di un portale per la fatturazione, perché ormai sappiamo che ormai la fatturazione viene quasi per tutti, adesso da gennaio del 2024 anche per tutti i forfettari avverrà in formato elettronico, per cui ecco anche la gestione del portale.
e tutte insomma quelle attività che sono necessarie per appunto avviare l'attività. Sono molte, ma l'imprenditore non deve aver paura perché il progetto nasce proprio affinché noi siamo in grado di affiancare l'impresa nell'espletare queste attività. Esatto, poi dopo si parla per esempio anche in alcuni casi forse della consulenza con altri professionisti, notaio, perché è un Sì. momento fondamentale quello in cui si costituisce proprio. Esatto, infatti dimenticavo che il notaio è necessario qualora l'imprenditore intenda svolgere attività sotto forma di società o di impresa familiare, perché questi tipi di attività nascono solo dietro un rogito notarile, per cui ecco, in alcuni casi noi dobbiamo anche recarci presso un notaio per appunto portare a termine l'attività, impostare l'attività come vogliamo. E in ultimo, probabilmente, visto e considerato che si parla comunque di imprese economiche, e lo vedremo poi in conclusione del nostro incontro con Lucia Sgarzini, che è la responsabile di Confidiunico, bisogna anche fare riferimenti a una banca. Quindi immagino aprire conti Sì, correnti, instaurare un esatto, rapporto la con una società banca. deve aprire un conto corrente proprio dell'attività, anche se un imprenditore individuale, il consiglio è quello sempre di avere un conto dedicato all'impresa, dove transitano solo cose che riguardano l'impresa. Poi è sicuramente fondamentale quando abbiamo davanti un negozio, comunque un'attività commerciale, che abbia un registratore di cassa e un POS, perché ormai sono entrambi obbligatori, il registratore di cassa perché trasmette automaticamente, telematicamente i dati giornalmente all'Agenzia delle Entrate, e il POS perché ormai in tutte le attività è richiesta la possibilità di far pagare il cliente con il pagamento elettronico. Certo, quindi vedete, idea impresa, questo progetto, questo grande contenitore mette davvero chi decide di fare impresa, chi ha l'idea, chi ha la volontà di confrontarsi col mercato, di poterlo fare in maniera responsabile e soprattutto affiancati da chi può davvero fare questo percorso che sembra complesso, ma in realtà con un buon affiancamento si può No, no, fare tranquillamente. esatto. Monica Mazzoli, è stato affrontato così in maniera abbastanza veloce il discorso della società, perché chiaramente qui entra in gioco un altro fattore. Che tipo di società apriamo? Quali sono le società che poi effettivamente sono le più convenienti per poter avviare un'attività? Sì, infatti il problema principale quando i clienti si rivolgono a noi e hanno l'intenzione di aprire un'attività è quello di decidere se iniziare con una veste di imprenditore individuale oppure di società. E noi guardiamo il cliente, chiediamo appunto quali sono i suoi obiettivi, che tipo di attività vuole aprire, perché a priori è difficile dire è più conveniente aprire un'impresa individuale oppure una società. Quindi valutiamo il tipo di attività, valutiamo anche l'aspetto finanziario, valutiamo le persone con cui vuole lavorare e quindi a quel punto, dopo un primo colloquio, riusciamo a capire se orientarlo nella forma più semplice, che ad oggi è l'impresa individuale nelle varie forme, che poi vi dirò, o l'aspetto, quindi ci dirigiamo verso una società. La ditta individuale, come ho detto appunto prima, è la ditta oggi più semplice perché non necessita né dell'intervento del notaio, a meno che appunto, come ha detto la mia collega, non si vuole creare un'impresa familiare. Diciamo che nel giro di 24-48 ore la ditta è pronta per poter iniziare la propria attività, non comporta costi iniziali ed è soprattutto adatta per chi vuole svolgere un'attività artigianale o singola, si pensa ad un estetista, ad una parrucchiera, ad un idraulico, ad un artigiano, ad un elettricista. Allora noi consigliamo a quel punto all'inizio creare questa forma di attività. E poi dopo nulla è detto che da una ditta individuale l'attività cresce e si possa poi trasformare in società. All'interno le sottoforme, diciamo, dell'impresa individuale sono quella dell'impresa familiare, se l'imprenditore vuole creare un'attività con il coniuge o con i parenti entro determinati limiti. E si va dal notaio e si crea questa impresa familiare che di fatto rimane sempre ditta individuale, però dà la possibilità al coniuge e ai parenti di poter lavorare con l'imprenditore, di poter avere contributi previdenziali e assistenziali versati e di partecipare alla ricchezza, all'utile creato. Oppure, se non si vuole affrontare il discorso dell'impresa familiare, l'imprenditore individuale si può avvalere di collaboratori, coadiuvanti, proprio per dare la possibilità a questi soggetti di avere una copertura previdenziale o assistenziale.
e altrimenti appunto affrontiamo il discorso della società. Il discorso della società si affronta quando l'attività è un pochino più complessa, ci sono più soggetti che vogliono dedicarsi a tale attività e dobbiamo scegliere a questo punto se affrontare la strada delle società di persone o delle società di capitali, che oggi sono le due forme societarie presenti in Italia. Le società di persone hanno una responsabilità illimitata da parte dei soci, quindi sono un pochino più rischiose, però sono più snelle da gestire. Invece le società di capitali, soprattutto SRL o adesso va di moda la SRLS, cioè sarebbe la società a responsabilità limitata semplificata, che richiede maggiori costi per essere costituita, però la struttura di una società di capitali è comunque più rigida, più complessa da gestire, più costosa per l'imprenditore, ed entrambe, sia società di persone che società di capitali, richiedono comunque l'intervento di un notaio per essere costituite, quindi la strada è più lunga. Si può dire che una sia, fra virgolette, più sicura dell'altra? Magari ci possono essere dei dubbi. Perché facciamo una SRL oppure facciamo una società SNC normale? Cioè, quale può essere il discrimine? In teoria, oggi vengono, la maggior parte dei clienti vengono da noi con l'idea che vogliono costituire un SRL o una SRLS semplificata, perché la società mantiene limitata la responsabilità al capitale societario, quindi i soci non rispondono con tutto il loro patrimonio, a differenza delle società di persone. Ecco, questo è un dato importantissimo. È un dato importante, però di fatto quando poi tu vai a creare un SRL o un SRLS, le banche, che sono il fattore, diciamo, l'aspetto principale quando si va ad analizzare anche l'inizio di un'attività per reperire la liquidità, richiedono spesso le fideiussioni personali dei soci, e allora da un certo punto di vista la responsabilità limitata viene meno. Quindi in realtà, esatto, dipende molto da scelte poi che si ponderano, si fanno bene, esatto, anche soprattutto magari in proiezione futura, e in questo chiaramente l'assistenza di una consulente come Monica Mazzoli o Monia Boncompagni, chi comunque poi affianca l'impresa nella sua vita, è molto molto importante. Ma una volta aperta un'attività, Monia Boncompagni, ci sono diverse proprio questioni pratiche da risolvere, degli adempimenti, tutta una serie di cose che vanno fatte e vanno seguite nel tempo. Sì, allora, il primo adempimento, diciamo il principale adempimento che deve svolgere l'imprenditore è quello sicuramente della tenuta della contabilità, che anche questo è un adempimento che non deve spaventare, perché anche qui i nostri uffici sono disponibili a... svolgono questo come attività, per cui sicuramente possono seguire l'imprenditore in questa cosa. E la tenuta della contabilità prevede tre regimi fiscali, dal più semplice, che è il forfettario, quello intermedio, che è il regime semplificato, a quello ordinario, che è quello un pochino più complesso. Il regime forfettario è il regime delle piccole imprese, di quelle imprese che hanno un fatturato sotto 85.000 euro con le ultime novità normative. E gli obblighi quali sono? Sono quelli sicuramente della tenuta, del mantenimento della documentazione contabile, quindi delle fatture di acquisto, delle fatture emesse, ma nessun altro adempimento che non siano poi adempimenti dichiarativi successivi, quindi non ha IVA, non ha particolari vincoli. L'unica cosa che l'imprenditore deve fare appunto è mantenere la documentazione contabile e fare la dichiarazione dei redditi fondamentalmente. E è un regime fiscale, è un regime agevolato perché a livello fiscale paga un'imposta sostitutiva del 15% su un reddito che è calcolato in maniera forfettaria sui ricavi, e quindi nulla contano i costi non esistono per questo tipo di regime, anche se la documentazione, come dicevo, va mantenuta. E addirittura per le neoattività, cioè per coloro che aprono una partita IVA e non hanno mai svolto lo stesso tipo di attività in precedenza, la tassazione non è neanche al 15% ma è al 5%, per cui notevoli vantaggi a livello fiscale. Il regime semplificato è il regime di definizione più semplice rispetto a quello ordinario. Perché? Perché ai fini contabili noi andiamo a registrare solo quelli che rappresentano costi e ricavi, quindi la parte economica delle manifestazioni aziendali. E anche questo regime che non prevede agevolazioni fiscali particolari, in quanto comunque l'imprenditore che è iscritto ha un'attività in contabilità semplificata paga l'IRPEF a scaglioni, come gran parte degli imprenditori, esclusi forfettari, anche delle persone fisiche, anche dei dipendenti ad esempio, è lo stesso regime. Quindi ha uno scaglione minimo del 23%, quindi vediamo che rispetto al forfettario sicuramente
paga di più, però non dobbiamo dimenticare che in questo caso il reddito viene determinato come differenza tra ricavi e costi, quindi non è detta che il regime forfettario sia sempre vantaggioso, perché in un'attività dove i costi comunque hanno un'incidenza importante, in quel caso potrebbe essere conveniente avere il regime semplificato. E l'ultimo regime è quello ordinario, è il regime classico, obbligatorio per tutte quelle che sono società di capitali, come diceva prima Monica, quindi per le SRL, le società per azioni. È il regime che prevede la rilevazione non solo dei fatti economici, ma anche dei fatti finanziari e patrimoniali. Quindi rispetto a una semplificata, qui andremo a registrare anche quella che chiamiamo volgarmente la prima nota, cioè quello che sono tutti i movimenti di banca, debiti e crediti e quant'altro, quindi una contabilità molto più complessa. Oltre agli obblighi contabili abbiamo l'obbligo per le società di capitali della tenuta dei libri sociali, dove vanno trascritti tutti i verbali che determinano le principali decisioni che gli amministratori e i soci prendono all'interno di una società, poi ovviamente tutte le dichiarazioni fiscali annuali, quindi IRAP, IRES, piuttosto che redditi di società di persone, di persone fisiche, modello 770 se ci sono dipendenti o lavoratori autonomi, tutta una serie di dichiarazioni obbligatorie e fini fiscali, adempimenti infrannuali, ad esempio ne dico solo alcuni, la presentazione dei modelli intrastat, la presentazione delle liquidazioni periodiche, il versamento dell'IVA trimestrale o mensile a seconda del volume d'affari dell'attività, quindi tutta una serie di adempimenti che anche qui siamo pronti ad aiutare, agevolare e supportare gli imprenditori. Quindi così istintivamente viene quasi da pensare che forse il regime forfettario è il più semplice da gestire, ma non necessariamente il più conveniente. Sicuramente. Una domanda magari banale, ma quando si intende regime forfettario, cioè sia che si incassi come azienda 30-40 mila euro o 60-70 mila, si paga sempre la stessa quantità di denaro o è parametrato all'incasso? No, è parametrato, ecco. Il forfettario non guarda l'incasso, il forfettario guarda il fatturato, cioè io ho messo 70.000 euro di fatture, su quei 70.000 euro di fatture a seconda del codice Ateco, perché il codice attività determina, esatto, il codice attività determina la forfettarizzazione del reddito, quindi ci sono alcune attività ad esempio che hanno una forfettizzazione al 78%, altre 67%, per cui facciamo l'esempio del 78%, su 10.000 euro di ricavi io pagherò le tasse su 7.800 euro, il famoso 15 o 5% a seconda della tipologia di attività. Quindi ecco, il problema è che non considero i costi, per cui un'attività come può essere quella di un professionista che svolge il suo lavoro con diciamo il suo lavoro mentale, che non ha quindi costi intellettuali, sì, certo. Esatto, che non ha costi, allora in quel caso è molto può essere molto vantaggioso il forfettario. Prendiamo invece il caso di un falegname che invece per svolgere la sua attività ha dei notevoli costi di acquisto, perché deve comprare la materia prima, deve magari avere dei dipendenti che lo supportino nella sua attività, ovviamente in quel caso va fatto un ragionamento più approfondito, perché non spesso il regime forfettario è quello più conveniente. E non dobbiamo neanche dimenticare che il forfettario è un'imposta sostitutiva, mentre le altre sono aliquote, sono tassazioni IRPEF regolari. Quindi anche se l'imprenditore a livello personale ha delle agevolazioni che possono essere ad esempio il 110, che va tanto di moda in questo momento, e piuttosto che altre ristrutturazioni, altre cose che prevedono una detrazione a livello fiscale in dichiarazione, con l'IRPEF ovviamente, con la tassazione normale, io li recupero. L'imposta sostitutiva non prevede la possibilità di recuperare queste detrazioni, per cui anche lì bisogna fare una particolare attenzione. Grazie Monia Boncompagni, perché può sembrare banale, ma effettivamente sapere queste cose, saperle prima e avere un'idea di come affrontare poi la questione dei regimi fiscali è fondamentale, perché, ripeto, non tutti sono uguali e quindi l'affiancamento di un professionista che aiuta a fare la scelta giusta è sicuramente decisivo per la vita dell'azienda. Monica Mazzoli, invece, comunque sia, non sempre fila tutto liscio, perché comunque ci possono essere delle difficoltà, abbiamo visto qual è il percorso, ma certamente qualche difficoltà la si può incontrare anche proprio nella fase non solo poi di vita dell'azienda, quello dipende dal mercato, da come vanno le congiunture economiche, se l'idea è buona o meno, ma soprattutto anche nella fase di avvio dell'attività. E quindi anche qui il progetto Idea Impresa sicuramente svolge un ruolo molto importante.
Sicuro, sicuramente il nostro lavoro è tutt'altro che semplice, è molto complesso, ma soprattutto far capire le difficoltà che ci sono, le difficoltà adesso, diciamo, forse difficoltà non è la parola giusta, diciamo, gli aspetti burocratici che servono Ok. per poter aprire un'attività, quindi bisogna districarsi tra le varie normative, sia fiscali, sia civilistiche, sia anche a livello comunale, perché si pensi, diciamo, classifico io generalmente le difficoltà iniziali che l'imprenditore si può trovare in tre, che sono i requisiti che alcune attività necessitano per poter, diciamo, iniziare, oppure le caratteristiche che devono avere i locali, oppure anche l'aspetto finanziario, che è uno dei maggiori, diciamo, aspetti da valutare insieme al nuovo imprenditore. Per quanto riguarda il primo aspetto che appunto ho detto, cioè alcuni requisiti che richiedono certe attività, bisogna andare a capire con il cliente cosa vuole, qual è l'attività che vuole esercitare, perché spesso quelle vengono da noi e ci dicono voglio aprire un'attività di estetista, un'attività di parrucchiera, però molti non sanno che dietro servono delle licenze, oppure serve una certa esperienza, oppure un certo titolo di istruzione. E quindi insieme ai nostri colleghi valutiamo quali sono gli adempimenti necessari, quindi se l'imprenditore che viene da noi è in grado di poter esercitare quel tipo di attività, altrimenti lo indirizziamo a determinati corsi, oppure gli diciamo purtroppo nel tuo caso non hai le caratteristiche per aprire quell'attività, quindi bisogna che ti fai aiutare da un'altra persona, poi metterlo socio, metterlo dipendente, metterlo coadiuvante, si valuta insieme. E questo è un aspetto. Poi un altro aspetto è che oggi molte attività richiedono determinati luoghi, luoghi con determinate caratteristiche, Locali proprio, locali fisici. locali fisici con determinate caratteristiche, quindi non è sufficiente avere un locale liscio, delle volte ci vuole un bagno, ci vogliono determinati metri quadrati per poter esercitare un certo tipo di attività e quindi anche questo è un aspetto che valutiamo. E poi come ultimo aspetto, ma molto importante, è appunto l'aspetto finanziario, perché molti imprenditori oggi hanno un'idea, hanno i requisiti, hanno i locali adatti, però poi si trovano di fronte ad una difficoltà finanziaria, non hanno i soldi, in poche parole, per poter iniziare questa attività. Quindi entriamo in gioco noi, valutiamo come poter presentare una domanda, oppure se lo stesso imprenditore è idoneo a avere il merito creditizio. Quindi, diciamo, prima di presentare la domanda alla banca, dobbiamo capire noi stessi se questa persona è in grado poi di rimborsare il credito, perché poi noi ci mettiamo anche la nostra faccia una volta Certo. che creiamo tutto l'aspetto documentale, dobbiamo essere anche in grado noi di avere le certezze sulla domanda che presentiamo. Quindi vediamo se innanzitutto questo imprenditore ha il merito creditizio, riesce con le sue entrate, quindi tramite la redazione di un business plan, a far fronte a queste uscite, quindi a pagare Sì, regolarmente, poi restituire il in poche parole a finanziamento, rendere l'azienda sostenibile. a rendere l'azienda Azienda sostenibile, sostenibile. quindi se ha merito creditizio, diciamo. E lo aiutiamo a redigere questo business plan, lo aiutiamo a trovare l'istituto di credito, il finanziatore più adatto. Poi eventualmente, se ha bisogno delle garanzie, lo possiamo indirizzare verso determinati soggetti che lo possono aiutare ad iniziare questo progetto. Non è un aspetto semplice, è un aspetto che richiede tempo, che richiede mesi e quindi è una cosa da valutare con molta attenzione. Monica Mazzoli, in poche parole, ci ha quasi, fra virgolette, rubato il mestiere perché introduce automaticamente Lucia Sgarzini, che adesso entrerà in studio fra poco, proprio per spiegarci poi come CNA, attraverso il braccio di Confidiunico, che collabora con diverse associazioni, in questo caso inserita nel progetto Idea Impresa, quindi interviene proprio per valutare l'aspetto finanziario e per affiancare le aziende in questa fase così difficile. Quindi ringraziamo Monica Mazzoli per essere stata Grazie a con voi. noi, ringraziamo anche Monia Boncompagni che resterà comunque in studio e Grazie a voi. adesso salutiamo la nuova interlocutrice che sta per entrare. Benvenuta al nostro tavolo Lucia Sgarzini. Buonasera. Buonasera. Lucia Sgarzini è
il direttore di Confidi Unico per quello che riguarda la provincia di Pesaro, che è un intermediario finanziario fra impresa e banca, quindi erogatore di risorse. Quindi il braccio economico-finanziario del progetto Idea Impresa. Lucia Sgarzini, poi in realtà, quindi passiamo dalla teoria che abbiamo visto prima, per quello che riguarda l'apertura di un'azienda, alla pratica, cioè al momento in cui si devono mettere in campo le risorse. Come avviene l'assistenza alle imprese proprio nella fase di avvio della loro attività? Come già anticipato dalle colleghe, gli elementi da mettere in fila per potersi presentare presso un istituto di credito sono indubbiamente tanti. E il team aiuta l'imprenditore a mettere nero su bianco quelle che sono le esigenze dell'imprenditore stesso nell'avvio, e a quel punto Unico diciamo che assiste l'impresa in molteplici modi. Innanzitutto valutiamo che tipo di approccio, che tipo di finanziamento, che tipo di prodotto è il più giusto per l'impresa in quel momento, per la capacità di rientro che ha l'impresa inizialmente. Sappiamo che l'impresa è neoimpresa, quindi neocostituita, è per definizione la più rischiosa che si trova sul mercato, e quindi anche la banca è contenta che venga presentata e affiancata da un Confidi che, come suo ruolo principe, ha quello di prestare garanzia per l'impresa e quindi renderla più facilmente accessibile all'intervento bancario. Confidi Unico può intervenire in garanzia su tutti i tipi di prodotto, quindi dal finanziamento iniziale per l'avvio alla gestione di una linea di anticipi piuttosto che una linea di fido di conto corrente. Parallelamente i nostri consulenti sono in grado di individuare le principali forme di agevolazione presenti in quel momento per quel tipo di impresa, perché è nuova, perché svolge un certo tipo di attività, eccetera, e affiancano dove possibile l'intervento bancario immediato, quindi la liquidità necessaria immediatamente per l'avvio, alla possibilità di richiedere appunto agevolazioni, contributi in base a quella che è la contingenza del momento, perché sappiamo che i contributi pubblici comunque vanno a spot, si aprono delle finestre, bisogna essere capaci di individuarli e soprattutto bisogna essere capaci anche di capire se è il caso o meno di presentare domanda. Non possiamo pensare che tutti possano accedere. E quindi là si costruisce anche in questo caso in modo che l'azienda possa al meglio beneficiare dei vantaggi. Altra cosa che il Confidi Unico è in grado di fare è quella di erogare direttamente finanziamenti. Quindi abbiamo la possibilità, spesso anche tramite fondi pubblici, quindi con costi e tassi agevolati, di erogare direttamente finanziamenti e non presentarsi quindi direttamente all'istituto di credito, ma fare il tutto tramite il Confidi Unico. E poi una caratteristica del progetto Idea Impresa è quello di non lasciare le aziende da sole anche una volta che sono partite. E infatti Confidi Unico ha un ruolo molto importante anche durante la vita stessa dell'azienda. Certo, questo indubbiamente, perché il rapporto con l'istituto di credito parte nel momento in cui parte l'impresa, ma si sviluppa poi durante tutta la sua vita, perché un'azienda ha necessità di fare un investimento, ha necessità di finanziare una liquidità, ha necessità di fare un intervento perché magari viene richiesto da una certa normativa. Pensiamo a tutto il periodo del Covid in cui abbiamo dovuto apprestare sistemi, ristrutturare le nostre aziende, magari dotarci di dotazioni di PC portatili perché avevamo i dipendenti che potevamo mandare in smart working. Quindi ci sono sempre investimenti da fare e comunque aprirsi a nuovi mercati, la liquidità è fondamentale e l'impresa può accedere grazie ai servizi di Unico, sia appunto
nel rapporto, nella scelta del miglior prodotto che la banca può offrire, prodotti di medio e lungo termine, prodotti di breve termine, in base a quella che è la necessità. Devo acquistare scorte, sto sul breve termine, devo acquistare l'immobile perché sono diventato importante, quindi mi compro i muri della mia azienda e allora ho bisogno di un finanziamento di tipo diverso, sia anche in termini proprio di consulenza, che Unico è in grado, grazie ai suoi partner, di offrire alle imprese per la miglior gestione dell'azienda nel rapporto con l'istituto di credito, quindi il confronto tra i vari istituti di credito, l'utilizzo delle linee che ho a disposizione, perché spesso l'utilizzo stesso che l'azienda fa delle linee che ha già, pensiamo a un filo di conto corrente piuttosto una linea di anticipo, può mettere in difficoltà la stessa azienda senza che l'azienda se ne renda conto. Quindi presentarsi poi il mese dopo, il giorno dopo alla banca e sentirsi dire: ma tu non sei proprio così tanto valido. Quando lo sono, è solo una mia cattiva abitudine nella gestione, nell'utilizzo, che mi fa, ecco, vedere, scadere un po' agli occhi dell'istituto di credito. Quindi Unico può affiancare l'impresa anche in questo. Quindi è davvero un modo per essere sempre vicini alla produttività delle imprese che poi scelgono, fra le altre, la CNA per essere rappresentante. Lucia Sgardini, grazie. È stato interessantissimo questo incontro con le nostre interlocutrici. Ricordiamoci che il primo di due, il secondo, andrà in onda fra qualche giorno. Vi invitiamo a continuare la serata su Rossini TV. Buona serata a tutti e ancora grazie a voi per essere stati con noi. Grazie. A te.